per selezionare uno specifico canale di un blocco, da AXEFX 3 entriamo in Setup. Quindi selezioniamo il menu MIDI Remote. Come sempre prestiamo attenzione al canale MIDI su cui AXEFX 3 riceve, in questo caso è il MIDI Channel 1. Spostiamoci fino alla pagina Channel. Per fare un esempio, supponiamo di voler cambiare il canale al blocco Amp 1 con una semplice pressione di un foot switch. Scorriamo quindi l'elenco dei blocchi fino a trovare quello interessato, in questo caso Amp 1, e indichiamo un numero di control change, in questo caso scelgo control change numero 60. Spostiamoci ora sul computer e diamo un'occhiata al manuale di AXEFX 3. Apriamo il manuale e cerchiamo il capitolo Selecting Scenes and Channels Remotely, che si trova a pagina 45. Il manuale ci dice che, una volta impostato il numero di control change per il blocco interessato, che nel nostro caso è 60, sarà il valore dello stesso, ossia il CC value, a indicare quale canale sarà usato, così come indicato dalla tabella. Quindi, se per esempio vogliamo richiamare il canale A, colleghiamo la MC6 e premiamo il foot switch a cui vogliamo associare il canale A del blocco Amp. In questo caso è il foot switch C, che chiamiamo appunto Amp A. Su Message 1 scegliamo come azione Press e come tipo un messaggio di Control Change. Quindi su CC Number inseriamo 60, mentre su CC Value lasciamo 0. Salviamo le modifiche. Come secondo esempio, se vogliamo richiamare il canale B, premiamo il foot switch a cui vogliamo associare il canale B del blocco Amp, in questo caso il foot switch F, che chiamiamo appunto Amp B. Allo stesso modo, su Message 1 impostiamo un'azione Press e un messaggio di Control Change. Quindi su CC Number inseriamo 60, mentre su CC Value scriviamo 1. Salviamo le modifiche e torniamo su Fractal per verificare il corretto funzionamento della selezione canali. In questo caso ci troviamo attualmente sul Amp 1 canale B, che è un 5F8 Tweed, e premendo il foot switch C viene richiamato il canale A, che è un 59 Bass Guy. Se clicco il foot switch F, richiamo nuovamente il canale B.